Con il tecnico giallorosso Luciano Cerasi, alla vigilia della trasferta di Fossa Cesia, mister, che match si aspetta domani? È una partita per noi fondamentale per questa settimana perché ci dà la possibilità di dare continuità di quello che si sta facendo perché il gruppo sta lavorando bene, quindi dare continuità di risultato e di prestazione è fondamentale in questo momento. Con Bittaglie che domani potrebbe essere un'arma in più. Sì, Bitta ritorna nel gruppo, per noi è un valore aggiunto, è un giocatore per noi importante, quindi si rimette dentro un giocatore che noi l'aspettavamo. Non ci sarà Giglio, facciamo il punto sull'infermeria. Allora, Giglio per precauzione di tutto, perché il ginocchio sta in via di guarigione, sembra che sia meno importante come infortunio da quello che sembrava inizialmente, quindi siamo fiduciosi di farlo rientrare prima possibile. Per quanto riguarda Marchionni sta facendo un rientro graduale proprio per non rischiare niente. E poi tutti gli altri, sta tutto sotto programma, Federico Di Paolo che è una degenza un pochettino più lunga, ma pure lui questa settimana è stata fondamentale in fase di recupero.